Buonasera e benvenuti in questo nuovo episodio qui su Pokémon Fire Rush. Io sono Glacial Sphere e in questa parte andremo prima di tutto a dormire per far finire il giorno precedente. Ed ora Rotomdex ci dice di andare a scuola, quindi seguiamo il suo consiglio, anzi il suo ordine, il suo diktat. Siamo praticamente in questa regione comandati da un aggeggino elettronico che ci dice dove andare e cosa fare in continuazione. Is this a critica della società moderna? No, dai. Allora, andiamo a scuola. Eccoci qui. Oggi andremo al monte Lanakila, ci dice il professor Kukui. Ok, è la montagna innevata su Ulaula Island. Quindi andiamo alla barca per salpare da Hawali City. Quindi, di nuovo, facciamo la nostra bella staffetta qui tra un posto e l'altro. Eccoci qua. Nel frattempo vi ricordo che nello scorso episodio abbiamo preso Solgaleo, abbiamo combattuto contro Samina nell'ultravarco, nell'ultraspazio, non so bene come si dica in italiano. Quindi andatelo a vedere se ve lo siete persi, perché è stata una gran bella puntata. A questo punto però andiamo, non ci resta che andare, al monte Lanakila. Eccoci qui, un bel monte innevato. Allora, qui potete far evolvere Ivinglesion se vi interessa, e potete anche far evolvere Crab Coso in Crabowler, Crabowler in Crabominable. Ok, questo vuole insegnarci Iron Head, ma il nostro Solgaleo l'ha già imparata, quindi sti cazzi. Allora, salve. Questa ha bisogno di qualcosa che la distragga. Da cosa esattamente? Dall'allenamento? Intanto ha mandato in campo Shinotic e noi invece abbiamo Solgaleo. E io andrei di Zenedbat. Bene. Ah, Solgaleo viene comunque colpito dalla grandine, accidente. Ancora di Zenedbat e via. Dobbiamo iniziare ad allenare Solgaleo perché può sembrare strano, ma è il Pokémon di livello più basso della nostra squadra. Quindi tocca a lui combattere. Passimian. Allora, andiamo di Zenedbat di nuovo. Super efficace, ottimo. E poi un bel Flash Cannon, che dite? Ecco fatto. Perfetto. Tra l'altro mi è venuto in mente ora che sono andato a vedere cosa fosse Solgaleo, se attaccante fisico speciale, ed è un attaccante fisico, quindi andiamo a dargli la menta, perché attualmente ha la natura che gli alza l'attacco speciale e gli diminuisce la velocità, quindi è un po' una merda. Ecco fatto. Cambiamogli le statistiche. Già che ci siamo, diamogli una super pozione. Ecco fatto, e proseguiamo con il nostro Solgaleo. Allora, esploriamo un po'. Qui abbiamo l'erba alta e non c'è uno strumento dentro. Qui uguale. Qui abbiamo un boldore che blocca l'ingresso alla grotta. E questo invece ha il suo spirito combattivo che lo fa continuare ad andare avanti. Il caro Set. Questo manda in campo Scyther. Noi con Solgaleo andremo di un bel Iron Head. Buono. Scyther viene colpito dalla grandine, gli fa parecchio male. Ora speriamo di non mancarlo, perché... Perfetto, avevo già usato doppio team se non sbaglio. E Solgaleo fa il primo livello con noi. Poi Malamar. Lasciamo in campo Solgaleo. E andiamo di... Allora, Malamar se non sbaglio è di tipo buio, quindi Zenedbat non avrebbe nemmeno effetto. Andiamo di Iron Head. Ah, mi ha usato Bullo? Te la rischi così? Se la rischia il signorino, eh? Beh, vediamo se ha fatto bene o male. Ha fatto male. Perfetto, ora! Va bene. Allora, qui abbiamo uno strumento, ovvero una pietra gelo. Ok. Qui un altro strumento, un ferro. Poi vediamo un po', e un altro strumento qui, un Iceum Z, ottimo. Poi qui abbiamo un allenatore, andiamo a prenderlo. Hello there! C'è una citazione Obi-Wan. Allora, Relicant. Lo colpiremo fortissimo con Zenedbat. Aspetta, forse l'acciaio è super efficace sulla roccia? Non ricordo, sapete? Non ricordo
una sega di questa combinazione di tipi. Boh. Forse è super efficace sulla roccia, ma poco efficace sull'acqua, e quindi a lui fa un danno normale. Boh, andiamo ancora di Zenet Bat e finiamo questo Relicant. Perfetto. Guarda, come si divertono gli allenatori quando muoiono i propri Pokémon, è una cosa assurda. Andiamo di pozione. Ecco fatto, curiamo un po' il nostro Solgaleo. E proseguiamo. Allora, vai. Solamente uno scalatore, non c'è da preoccuparsi. Nascondi qualcosa di losco, caro Minty, che usi Florges. Attenzione, eh. Iron Head e vai fuori dalle balle. Ecco fatto. Ho detto di non preoccuparsi, stai calmo. Sì, è impazzito questo, eh. Allora, sto evitando un po' l'erba alta, ma mi sa che a un certo punto ci vado dentro per vedere se ci sono dei Pokémon interessanti da prendere qui. Quindi direi che il momento è arrivato e vediamo un po', classici nostri tre tentativi, vediamo chi salta fuori da questo percorso. Allora, intanto Vulpix di Alola, che non credo di aver ancora catturato, quindi una Velox Ball io gliela tiro, per non saperne leggere né scrivere. Ecco qua. E Vulpix è stato catturato. No, non voglio dare il soprannome. Poi, secondo tentativo, vediamo chi salta fuori. Che culo! Crabominable, che ha il nome talmente lungo che esce addirittura dalla schermata. Quindi, andiamo di Quickball. Non se riusciamo a prendere anche Crabominable e quindi completare la linea evolutiva? Mi sa di no. Sa che sarà dura prendere questo Crabominable, dato che non è entrato la prima Velox Ball. Allora, Zenith Bat per me lo ammazza. Andiamo di Iron Head. Cazzarola, anche Iron Head super efficace. Ma cos'è, tipo ghiaccio sto coso? Boh, vabbè. Continuiamo a cercare. Uno Sneasel. Sneasel lo abbiamo già. Fuga. Non possiamo fuggire. Ah, ha un Quick Claw, quello Sneasel. Complimenti. Sì, però se potessi fuggire al posto di stare qui a morire dalla grandine sarebbe meglio. Vediamo se salta fuori ancora Crabominable. No, salta fuori ancora Sneasel di merda. Che a questo punto, piuttosto che stare qui a provare a fuggire, lo tiro giù direttamente con Iron Head e via. Ecco fatto. Bene, a questo punto ci siamo fatti un giretto nell'erba alta. Abbiamo visto che qua si trova Crabominable, se vogliamo prenderlo. Ecco qui. E andiamo ad affrontare questa allenatrice. Ok, spero che il suo salto sia stato buono. Cos'è una tipa di salto in lungo? Allora, Ninetales di Alola. Andiamo di Iron Head. Super efficace e addio. Solgaleo a livello 33, ottimo. Poi, tu sei un altro allenatore? Ehi, hai visto quella ragazza con Vulpix? Quella di sopra, che immagino sia Lilia a questo punto? Beh, la vedremo presto. Allora, intanto qui abbiamo un Emolga. Andiamo di Zen Headbutt. Mi ha fatto parecchio male, eh? Ancora Zen Headbutt. E mi ha paralizzato, ma va bene così. How mean, che crudele. Vabbè, che cosa ci puoi fare? Allora, usiamo una Full Heal qui. E non lo sto nemmeno a curare perché siamo praticamente arrivati alla fine di questa gita qui sopra. E dobbiamo parlare con la Lilia. Eccola qua. Glacial, è già tempo di andare? Credo... I'm sorry I got distracted teaching Snowy. Sono distratta facendo imparare roba a Snowy, addestrando Snowy magari. Permettimi di dimostrartelo. Ok, dimostrami quanto hai addestrato bene il tuo Snowy. Anzi, la tua Snowy, credo, sì, femmina. Bene, vediamo. Resisterà ad una Iron Head?
Resiste perché mi manca il mio Solgaleo, va bene. Dai, vediamo se resisti. Continua a mancare, fantastico. Va bene, finirà anche i punti potenza, immagino, no? Ok, no, ne ha ancora 4, dai. Ok, non è resistito ad una metal testata di Solgaleo. Ok, dobbiamo andare. Mi dispiace di essermelo scordata. Ok, torniamo indietro subito. Vai, torniamo indietro. Eccoci qua. Mentre torno indietro passo nell'erba alta, vediamo se salta fuori un Pokémon che ci interessa, come di nuovo Crabominable, oppure Sandshrew di Alola, che tecnicamente mi sa che non abbiamo. Quindi io una Velox Ball gliela butto di nuovo. Ecco qua, preso. Perfetto, poi tornando in su passo anche in questa erba alta e non stavo per incontrare nessuno se non uno Sneasel, va, un dannato Sneasel che salta fuori così e si becca un Iron Head in faccia, così siamo sicuri di fuggire al primo turno. Ecco fatto, e saliamo, andiamo ancora in questa erba alta che abbiamo fatto tutto. Torniamo quindi a casa, vai, torniamo da Wally. Abbiamo fatto il possibile anche per catturare Crabominable, ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta. E lì intanto troviamo una Pokéball. Allora, andiamo innanzitutto a depositare i Pokémon che abbiamo preso, che mi sa che sia solamente in realtà Vulpix. Oltre a Sandshrew qui. Vieni qui. Sì, Vulpix. Ecco fatto. Mettiamolo qua. E andiamo a prendere questa Pokéball. Vediamo un po' cos'è. Contiene Marshadow, ma certo che voglio prenderlo. E diamo un'occhiata al nostro Marshadow, appena preso. Summary, eccolo qui. Tipo Lotta Spettro. Technician come abilità. E ha come mosse contrattacco. No, counter? Sì, dovrebbe essere contrattacco. Roleplay, pugno d'ombra e palmo forza. Niente male tra l'altro se volete usarlo, Marshadow. Ha delle mosse davvero fighe. Noi però intanto lo lasciamo nel box. Ecco fatto, giù nel box. Il suo numero è l'802. Quindi te ne vai 86, 92, 98. 99, 800, 801, 802, qui. Guardate, qui ci sono tutte le ultra creature che prima o poi dovremo prendere. Quindi ora torniamo a casa. Perché la nostra giornata è praticamente finita. Però vi faccio un regalino e accorpo il prossimo appunto giorno in questo episodio. Quindi torniamo a casa, dormiamo, ma facciamo anche il prossimo giorno. Perché è molto molto corto il prossimo giorno. Quindi torniamo qui. Andiamo a dormire. Ok, e il Rotomlex ci ordina di andare a scuola di nuovo. Quindi andiamoci, vediamo un po' cosa vogliono a scuola. Ecco qua. Cucu vuole qualcosa? Lusamine and I had a chat and she has a special offer for all of you. Attenzione, Samina e lui hanno un po' parlato e Samina ha un'offerta speciale per noi. A causa delle nostre, appunto, azioni coraggiose nel soccorrerla, vuole darci la possibilità di diventare degli ultra guardiani. Quindi facendo questo dovremo cacciare le ultra creature che spawnano, che appaiono qui ad Alola, appunto intorno ad Alola, e bisogna aiutarli a trovare la loro via di casa. So che tutti voi potete farcela. Quindi, ci ho detto, una prima creatura è già stata rintracciata. Dovrebbe essere nel prato Melemele. Le Beast Balls, quindi le Pokéball per le ultra creature, dovrebbero rendere più facile la cattura. Lusamine me ne ha date alcune. Ok, possiamo prendere da te, quindi no. Mi sa che dobbiamo prendere da lui. Sì.
possiamo prendere quindi le Beast Ball. Io ne prenderò un po', perché sicuramente ci serviranno per catturare un bel po' di ultra creature, e non voglio essere a corto di queste ball, direi che 90 vanno più che bene. Ci ho dato pure le Premier Ball, così come se non bastasse. E a questo punto dobbiamo andare al Prato Mele Mele per catturare la nostra seconda ultra creatura. Questa giornata è composta solo da questo, per questo ve l'ho accorpata appunto in questo episodio, perché in questa giornata si va semplicemente a catturare questa seconda ultra creatura nel Prato Mele Mele. Dovrebbe essere qui, eccolo qua. Quindi salviamo davanti a lui, o a lei, boh, vediamo se anche questo non ha sesso. Buzzwall dovrebbe essere lui. Questo è davvero strano, strano forte. Però quella stranezza che mi piace in una ultra creatura. Allora, primo turno andiamo di Velox Ball, vediamo se funziona. No, zero proprio. A Mega Pugno, ok. Io manderei in campo Pikachu e inizierei a paralizzarlo, se possibile. Ecco, lui inizia a potenziarsi. Questa cosa non va bene per niente. Iniziamo a paralizzarlo, ma... Cacchio, però quanto si potenzia sto coso? Thunder Punch. Thunder Punch di nuovo. Thunder Punch un'altra volta. Ma dai, ma come è morto? Abbiamo fatto un roll alto, che sfiga. A questo punto ricarico il salvataggio e ci rivediamo davanti a lui. E rieccoci qui. Allora, mettendo avanti subito Pikachu questa volta. E proviamo a prenderlo. Buzzwall. Allora, io andrei di nuovo subito con una Velox Ball. Testiamo la nostra fortuna. No, non è andato. Endure, va bene. A questo punto iniziamo subito a paralizzarlo. Ecco fatto. Poi, tuono pugno. Bene. Nuzzle di nuovo. Ok, ora iniziamo a prenderlo con le nostre Beast Ball, che hanno la skin di una Pokéball normale, va bene. Però l'abbiamo preso al primo colpo. Buono. Buonissimo. Svolen Pokémon. Tipo Coleottero Lotta, carino. Ok. Ora torniamo a casa. Sembra che... It looks like the Ultra Beast is taken care of. Ok, sembra che qualcuno si prenderà cura della Ultra Creatura. No, nessuno si prenderà cura della Ultra Creatura. L'abbiamo catturato noi, è nostro. Scusa, eh. Ma questo, cioè, vuole pure fotterci la nostra ultra creatura. Allora, già che ci siamo, andiamo a depositarlo nel box, tanto che ce n'è qui uno. Ecco fatto. Bene, il nostro Buzzwall, diamogli subito un'occhiata. Ha tantissimo attacco, cioè statistiche fisiche non hanno senso di questo Pokémon. Allora, Bulk Up, Endure, Reversal e Mega Pugno. Ok. Allora, tu dovresti essere il numero, vediamo un po'. 794, quindi 86, 92, 93 e 4. Perfetto, subito dopo Nidilego. E ne abbiamo due di ultra creature. Come vedete, piano piano ce la facciamo. A questo punto torniamo dal professore e andiamo a dormire, perché la nostra giornata è effettivamente conclusa. Eccoci qui. E io vi ringrazio quindi per aver seguito questo episodio fino alla fine, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!